Benvenuti tutti in un nuovo video di Pokémon Revolution. Voi mi avevate chiesto, cioè uno mi aveva chiesto com'è che faccio a scaricare il gioco e tutto quanto. Io non ho capito dove sia la difficoltà, basta premere download. E poi bisogna vedere qua che computer si ha. Allora aspetta, riapriamo la finestra. Basta andare desktop. No, computer scusate. E poi si fa proprietà del sistema. Ok, non si vede nulla di strano. Mi stava venendo il dubbio. E qua vedrete dov'è. Tipo di sistema, sistema operativo a 64 bit. Se ci avete 32, scaricate il 32, ovvio. E quindi qua prendete e andate qua. Prendiamo e scarichiamo 64 bit. Poi se avete il 32 scaricate il 32, chi se ne frega. Poi se lo vedete per cellulare c'è anche questo qua, per cellulare. Qua sotto vi dice cosa vi serve. Ha messo il mio cellulare, funziona, quindi l'ho messo. Al massimo vi dico cosa dovete togliere per scaricarlo dal cellulare. Ma lo potete scaricare tranquillamente, non è un problema. Quindi questo lo chiudiamo perché abbiamo già tutto scaricato. Ah, aspetta. Aspetta. Please note, Pokémon Revolution Online is currently a beta. Le cose potrebbero essere non finite o non funzionanti, effettivamente. Vabbè, di qua vi registrate. E basta da sapere. Cioè, se avete altri problemi, qua c'è il supporto. No, non è questo quello che cerco. Vediamo un attimo sul forum. Ctrl F di. Questo qua. No, che bello sto Pikachu. Kiwi RC. No, non era quello che cercavo. Non era assolutamente quello che cercavo. General Game Talk, vediamo. No, ok, non lo so. Quindi, ci ritroviamo con questi tre file scaricati. Li guardiamo qua anziché con Snorlax di sfondo che si vede meglio. Desktop. Tracciando queste WoW qua. Proviamo dove passare. Questo qua non l'avevo cancellato, via. Detto cancella, non tieni. Allora, quindi per giocarci basta fare così, tasto destro. Io c'ho un paio di cose, Note plus plus e tutto quanto. Io utilizzo OpenZip, anche se in realtà potreste fare apri. Fate tasto destro, nuovo, cartella, Pokémon. Prendete e spostate. Lì ci mette su tempo, sono 120 mega normali, se non mi sbaglio. Quanto occupa? 125 mega normali, però sul disco occupa 1 giga e 50 e 70. Sono compressi. Invece se siete da cellulare, nel frattempo ve lo dico. Dovete andare nelle impostazioni del sistema, scaricarvi, cioè prima dovete scaricarvi un programma che vi permette di. No, non ce n'è bisogno, basta andare su download. Andate sulle impostazioni del sistema, scendete fino a sicurezza, la scendete e attivate origini sconosciute. Questo vi permette di installare programmi che non sono provenienti dal Google Play Store, là, che cacchio è. Dai che cosa ho finito di estrarre. Ovviamente non sentirete. No, vabbè, sentirete qualcosa. Sto provando a registrare con OBS. Magari per la finestra, bene. Tanto appena formato utilizzerò solo quello. È gratuito.
Cioè, adesso c'ho Fraps ed è pagato e vabbè, tutto quanto. Però no, preferisco passare ad OBS. Ci sono molti più plugin. Si vedrà meglio in live, vabbè. Risolveremo in un modo. Allora, quindi adesso ci avremo tutto. Qua non dovrete toccare assolutamente nulla. A meno che non volete cambiare qualche texture. Cosa che non vi consiglio. Andiamo qua. Togliamo lo spunto sovvisa sempre perché non c'ho voglia di farlo ogni volta. E ora mi è andato nell'altra finestra. Mannaggia sto coso. Quindi. Cattura schermo. Cattura schermo. Perché c'ho due schermi. Solo che questo qua è più piccolino. E adesso mi è partito. Accetta. Mi ha suonato l'orecchio a me, a voi no? Ah, piccola novità. Ci sono tutti e due i server adesso. Dannato, le orecchie sono le mie. Quindi, per questo video, che a me pareva semplice come cosa. Poi vabbè, magari c'era un bug nel sito o altre cose, era differente. Queste sono le cose da fare. Per adesso ancora, come vi ho già detto l'altra volta, le lingue qua non ci stanno, ve le scordate. Però metteranno l'italiano, credo, spero. Perché il loro Discord c'è tutta. Ci sono un bel po' di cose. Quindi, per questo video era tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!